Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video dove vi faccio vedere quello che io ho mangiato in un giorno. Allora, iniziamo subito dalla colazione, dove ho mangiato questa buonissima cheesecake, diciamo anche fit, e adesso vi faccio subito vedere come l'ho preparata. Allora, per prima cosa prendiamo 4 biscotti e li frulliamo. Premetto che era la prima volta che facevo questa ricetta e non avevo ancora preso bene le misure che servivano a me per gli ingredienti, quindi li ho seguiti alla lettera. Nel gruppo ho trovato questa ricetta nel gruppo che si chiama Ricette Fit. Comunque, una volta frullati i biscotti, li mettiamo dentro un contenitore, poi andiamo a bagnarli con un pochino di latte. Io purtroppo diciamo che ho un pochettino esagerato, ne ho messo un pochettino troppo, e poi mescolate bene e andate a prendere un contenitore, quello che volete voi, la ciotolina che volete voi, dove volete mettere la vostra cheesecake, e ce lo andate a mettere bene dentro. Lo schiacciate bene, proprio come fate con il biscotto quando fate la cheesecake, no? Proprio nello stesso modo. Come vedete, per me era troppo e infatti la prossima volta andrò a usare solo 2 biscotti. Comunque, per fare la parte formaggiosa, diciamo, della cheesecake, io andrò ad usare uno skyr alla fragola. Lo vado a mettere bene sopra tutto quanto praticamente e poi lo spiano bene. Una volta che abbiamo spianato bene lo yogurt, vado a pulire il contorno, poi prendo la pellicola, la fascio bene e la metto in frigo fino all'indomani mattina. Devo ammettere che mi ha veramente stupito, era veramente buona. Comunque, per andare a completare la colazione, vado a versarmi anche un bicchiere un po' più piccolo di latte di mandorla. Adesso sto provando questo della Aldez e devo dire che è buono. E anche la cheesecake mi ha piacevolmente sorpreso, come dicevo. Ci sono degli accorgimenti da fare, perché ovviamente poi anche qui le dosi, appunto, vedete, non sono uguali per tutti, però devo dire che è venuta molto 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 buona. Vorrei anche provare a farla con gusti diversi di yogurt, perché era veramente buona, ecco, mi è piaciuta molto. Come primo spuntino, lo spuntino quello di metà mattina, vado a mangiare 10 mandorle.
intanto mi vado a segnare quello che ho mangiato fino a quel momento. Arriva poi, come sempre, anche l'ora del pranzo e quindi vado a preparare tutti gli ingredienti che ci serviranno poi per comporre il nostro couscous. Quindi inizio tagliando i pomodori e poi preparando le carotine, pulendo l'avocado. L'avocado, dopo aver levato la buccia esterna, l'ho tagliato a fettine e poi a pezzettini. Ho anche preparato poi i fagioli, li ho scolati semplicemente e poi messi in un contenitore in modo che poi a tavola ognuno si potesse prendere la quantità che desiderava. Io invece ovviamente li ho pesati. Ho messo in un contenitore anche il cavolfiore avanzato del giorno prima e così almeno l'abbiamo fatto fuori. Adesso invece vado a preparare il couscous, quello integrale che ho preso al Conad, e quindi ho versato la quantità di couscous che serviva per noi, 420 grammi, e poi sono andata, in teoria, in pratica no, a versare la stessa quantità di acqua calda. E poi l'ho coperto e l'ho lasciato lì un 10 minuti in modo che si riprendesse. E dopo, una volta che sono stati 10 minuti, con una forchetta sono andata a sgranarlo e a dividerlo per bene. Era fantastico, veramente buonissimo, facile da fare, veloce e quindi è un ottimo piatto soprattutto d'estate. Che così non si devono fare pentole, pentolini, secondo me è perfetto. Qui, come vedete, sto componendo la mia ciotola. I bambini avevano una ciotola un po' più piccola, ma tutti quanti abbiamo messo gli ingredienti che vi ho fatto vedere. Tutti quanti abbiamo mangiato la stessa cosa. Infine ho aggiunto un cucchiaino di hummus che Maurizio ha preso all'Eurospin. Sono capace a farlo anche io in casa, ma l'ha voluto prendere, comunque non è male.
Quello del Lidl, devo essere sincera, mi piace un pochettino di più, però comunque non era malvagio. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Oggi Silvia come avete Chiavetti. visto, posso mettere sto mescolando Sì, ma metti quelli che interessano l'insalata. Scusate per questo cazzo, ma sono i miei fratelli. E siamo arrivati anche allo spuntino di metà pomeriggio e vado a mangiare un'arancia. Per cena ho deciso di preparare ai bambini questo polpettone che ho preso al Lidl con degli spinaci formaggiosi. Insieme io ci andrò a mettere questi burger alla soia, mentre invece per Maurizio e Gabriele ho preso i tofu burger alla pizzaiola. Siamo arrivati alla fine, ecco qui la cena pronta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato delle idee. Se così lasciate un like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani alle 21:30 in live, ovviamente salvo imprevisti. Ciao! 1, 2, 3, come on!